The Show. Si facendo. È un po' esaurita. Quindi sei un maschio? Ah! C'è qualcosa che non va. Non capito. The Show presenta Atlante video illustrato del corteggiamento animale, ovvero rimorchiare come gli animali. Come il coniglio. Ah! Cos'è la danza del cane? Non cosa? Vogliamo uscire insieme? Eh? Come i conigli? No, tipo no, subito, grazie. Ma no, ma subito prima di conoscere. Sono sposato. No, ma fa niente. I conigli non sono geloso, fa di loro. No, grazie, non sono un coniglio. Niente? Niente. Vabbè, no, niente conigli oggi. Come l'ippopotamo. Ok, adesso sei mia, ti ho marcata. Tutto a posto? Sì, sì, no, volevo solo dirti che sei mia adesso, ti ho marcata. Mi dai il tuo numero? Come il pesce pagliaccio. Che c'è? Cambia spazzatura. Sei un po' esaurita. Hai bisogno di una vacanza. Prego, prego. Vai o no? Sparisci? Cosa vuoi? Vai! Ah, vuoi un quattro sbello sul muso? Vai! Come il camaleonte! È occupato? No, come mai da queste parti? Ma niente, facevo un giro. Magari che ne so, ci possiamo scambiare i numeri, vederci, chi lo sa. Eh sì. Allora, vuole darmi il suo numero? Me lo segno. Ok. Comunque per lei spero non sia un problema... Cioè, nel senso, vabbè, immagino che lei l'abbia capito. Le piacciono i camaleonti? Complesso? No, 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 proprio i camaleonti, gli animali. Gli animali? Sì, non mi disturba. Ah, ok. Allora non è un problema se io sono un camaleonte. In che senso? Come ti trasformi? Io in realtà sono... capisce? No. Un transgender. Quindi sei un maschio? In realtà sì. Ah, non si direbbe. Lo so. Appunto ho fatto l'operazione tanti anni fa. Un'operazione ben riuscita, quanto vero. Grazie, molto gentile. Quindi per lei non è un problema? No. Magari ci vediamo per un caffè a breve. Vuoi. Quando vuoi. Ok, a presto allora. Come il cane. Scusami. Ma hai finito? Non capito. Per favore, no, per... Come il ghepardo. Mi dai il tuo numero? Perché? Perché non mi corri dietro anche tu? Perché non mi sto guardando la serie. Se no mi correresti dietro. Non credo. Perché? Perché dovrei correrti dietro? Beh, perché ti voglio rimorchiare. Ma mi sa che hai sbagliato obiettivo, cioè... Mi sembra una bella preda da rincorrere. Guarda, sono lusingato, però nel senso, se vuoi il numero non c'è problema. Come il pappagallo. Tutto bene? Come la tartaruga. Qualcosa che non va? No, sei molto bello. Grazie. Mi dai il tuo numero? Sì, certo. Ciao. Ciao, sono un piacere. Anche per me.
come il piccione. Quanti anni hai? Tipo 38. Oh, vabbè, non è tanto, dai. Non so se voi possiamo uscire una di queste sere. Mi spiace. Impegnato, la bambina. Come il gatto. Che stai facendo? Miau! Usi le mani. Caro, abbiamo messo di camera. Non so che sei di cosa hai pensato? No, vabbè, non ho capito. Sì, certo. Oh, okay. Vabbè. Però poi... non ti ho lasciato fare, mi stavi riprendendo. Hai fatto benissimo. Mi stavi riprendendo. Qua e qua. Oh, fantastico. Mandate su YouTube, magari. Già, giustissimo. No. Dopo tanto tempo che mi diverto con a guardarli ogni sera. Adesso vi spieghiamo. Scusa, mio amore, non volevo. Abbiamo cercato una ragazza in gonna. È appunto apposta, ti ho vista e ho detto no, vabbè. Ciao, piacere. Giù. Ma sei scema. Addio. Ma questo è fuori. Ci preoccupi, non sono matta, cioè si può sembrare. Io non picchio le donne, però. Ma va, ma si figuri, appunto. No, dico no. Devo... No, più che altro non capiva che. Appunto ci mi guardavi così. Allora, sì. Però siamo parvi, sono bagnata anch'io. Volete altri metodi per rimorchiare, amiche ragazze? Amiche ragazze. Amiche, punto. O ragazze. Non lo so, lasciate 100.000 like e lo avrete. Oh, e scriveteci nei commenti invece quali dei metodi utilizzati oggi avete preferito. Cioè, qual è l'animale che corteggia meglio? Il cane? L'animale guida? Il gatto? Esatto, scrivetecelo, la scena che avete preferito. Il pappagallo. A me piace un sacco. Pappagallo non è male. E niente, ragazzi, il nostro canale è questo qui. Però per iscriversi bisogna cliccare qui e attivare la campanella, così siete aggiornati su tutto e tutto quanto. E poi seguiteci su Instagram, le cose che appaiono su di noi servono a quello. Esattamente. Con la lavagnetta di Struggi Coppie abbiamo messo a dura prova le relazioni amorose a Milano. Ora è giunto il momento di portare in tutta Italia l'oggetto più temuto dagli innamorati. In questa puntata siamo a... Napoli! Cioè, parcheggio Napoli? Eh? Quanto state insieme? Dal 79. Non siete stufati? C'è una sopportazione reciproca. Tipo il contratto di governo, avete fatto un... Cosa ti ha fatto innamorare di lui? Allora, è un po' complicato. Mi guardava il c***o mentre ballavo ad una festa. Scusami, Fate una faccia preoccupata. Ultima volta. Già giù. No. Che... No, fagliela finire. Posso parlare? Sì, sì. No, se no fatela tu. No, cioè, non ho capito. Ti avete fatto l'amore. Ok. Mamma mia. Ma compreso di... Oh. Ma Gigi D'Alessio non ti piace? Sì, pure lo sente. Chi ha ragione? Io. Qui a Napoli un'oretta è un range da 30-35 minuti fino all'ora. E per questo c'è scarsa, perché è finita un po' malino. Sì. Andate a trovare gli altri amanti. Non è che devi giustificarti. No.